Questa è una grande opportunità che hanno i marchigiani, quella di puntare su chi ha creduto nell'Europa, chi chiaramente ha fatto sì che arrivassero in Europa, dall'Europa alle Marche, sia i soldi del Recovery Fund e sia i soldi del MES. Oggi abbiamo un grande patrimonio, abbiamo più di 4 miliardi di euro da investire nel prossimo settennio. Noi oggi veniamo a presentarci con i cittadini con un grande risultato. Voglio ricordare che le Marche è una delle prime regioni per spesa e qualità e efficienza delle risorse comunitarie. Voglio ricordare che abbiamo ancora 4 miliardi da spendere nei prossimi anni e che lo faremo per valorizzare il nuovo modello di sviluppo del territorio, che parta attraverso la valorizzazione dei propri giacimenti naturali, quindi il paesaggio, l'ambiente, l'artigianato di qualità, l'industria di precisione. Questi sono i settori da valorizzare. Siamo stati la patria del Rinascimento italiano. Il Rinascimento è partito da questi territori. In quell'epoca storica è partito un nuovo modo di pensare dal punto di vista culturale. Quel tipo di cultura ha portato alla produzione dell'80% dei beni culturali del mondo e oggi rappresenta la qualità italiana in tutto il mondo. Noi vorremmo ripartire con questi concetti. Abbiamo avuto due terremoti, una pandemia, sono stati momenti devastanti, sia dal punto di vista economico, sociale, ma con gravi perdite ha messo la regione in ginocchio. Noi però abbiamo resistito, abbiamo combattuto e siamo qui sempre a metterci la faccia e a rilanciare, non con gli slogan, non con parole, ma con fatti e con contenuti. E oggi presentiamo una lista fatta di uomini e donne. Voglio ricordare che nella nostra provincia, quella di Pesaro, ci sono 4 donne e 3 uomini. Sono mamme, professioniste, persone che già si impegnano in politica, proprio per ribadire quali sono i concetti sui quali puntiamo. La diversità a noi non fa paura, noi lavoriamo sulla accoglienza, lavoriamo sul valore della donna e anche dei diritti dei diversi e quindi non abbiamo paura di dirlo, ma vogliamo valorizzare una regione inclusiva che punti appunto a uno sviluppo sostenibile.